Eccoti. Oh, buonasera, buonasera, Spiga. Ciao, benvenuto. Ho mosso Grazie. tutto qua per fare. Allora, ciao, ciao, Spiga. Buonasera. Buonasera. E io direi di iniziare facendo ascoltare un singolo. Si sente? Hai lasciato mezza sigaretta poco prima di andare via. L'ultima volta che ti ho vista eri dentro camera mia. Manco un bacio, neanche un saluto. Hai lasciato vuoto il posto auto, tutta incazzata solo perché io ti ho detto che sei così bella e bipolare che quella sera t'avrei dovuta lasciar stare. La causa della mia ossessione sei tu e la notte ormai non dormo più. Dritta negli occhi e piangi. Non riesco a starti lontano, forse mi piaci. Ancora non l'ho capito, sai cosa ci trovi di bello in me? Sarà forse il fatto che sono stronzo, che mi vesto male, o penso a te in continuazione. E non capirai mai se troppo bella, bella. Un giorno finirai nei guai, non capirai mai, non capirai mai, non capirai mai. Sei così bella e bipolare, quella sera t'avrei dovuta lasciar stare. La causa della mia ossessione sei tu, e la notte ormai non dormo più, e non voglio più parlare con te, se tra di noi non c'è. Mi vuoi bene, poi te ne vai. Prima mi vuoi bene, poi te ne vai. Sei così bella e bipolare che quella sera t'avrei dovuta lasciar stare. La causa della mia ossessione sei tu. E la notte ormai non dormo più e non voglio più parlare con te se tra di noi non c'è più se tra di noi non c'è Stop. Buonasera, buonasera, ciao Spiga, Buonasera. bellissimo pezzo, complimenti, Grazie. complimenti. Allora, qui è un pezzo che hai portato alla Sorry Mom, giusto? Che stasera ci ha permesso di fare questa live insieme a te. Intanto una domanda, intanto Spiga, io ringrazio tutti i moderatori che in questo momento sono una decina di moderatori che stanno controllando la nostra live, sono una parte fondamentale per la riuscita di queste due chiacchiere con Bob Gas, quindi grazie a tutti i Grazie a tutti. moderatori, un abbraccio. Allora, come mai, partiamo con la prima domanda, come mai Spiga? Allora, il mio nome è Matteo, però diciamo nel corso della vita sono successe tante cose brutte alla mia persona e di conseguenza diciamo mi è venuto questo impulso ad odiare il mio nome. E anche il mio cognome un po'. Quindi, essendo io nella carta Matteo Miano, e ho detto: ok, nome l'hanno scelto entrambi i miei genitori, il mio cognome è quello di mio padre, perché non farmi conoscere anche con il cognome di mia madre? Quindi, durante una sessione, ancora nel 2021, mi pare, stavo con un
con un protettore qui di Chioggia e stavamo appunto parlando di trovarmi un nome d'arte. Fatto sta che mi sono trovato lì e mi sono detto, quale mi do? Il mio primo nome d'arte era M e M, cioè doppia M, quindi Eminem. Però Era un sembra po' strano. un po' troppo tra Eminem e l'Eminems, che sono le Gli caramelle, Smarties. gli snack. Ho detto, forse non è proprio utilizzare per fare il cantante. Quindi poi si è adottato Spiga come nome d'arte. Ho cominciato a farmi chiamare così e il 90% di tutte le persone che mi conoscono ora non sanno nemmeno come mi chiamo. Ed è meglio così, diciamo, Meglio così, è sono meglio riuscito così. nel mio intento, dai. Allora, io intanto saluto chi sta entrando, saluto tutti indistintamente, cerco di leggere i commenti. Marco Spiller, ciao Spiga, conferma, confermo. Insomma, allora, io questa, come ti ho un po' spiegato, è un'intervista un po' atipica. Se vedi, anche Accorciabro, ciao Accorciabro, Oddio, ha salutato. posso dire Accorciabro sei il mio idolo, grazie per farmi, per risparmiare il tempo su video inutili che non guarderei mai, però grazie, grazie L'ho a intervistato te l'altra sera a Corciabro. riguardo. Ho intervistato, però l'intervista è diventata troppo lunga, Davvero? ma è quindi un genio, Accorciabro è un perfetto. genio. Allora, io inizierei con questa intervista un po' atipica, perché di solito si va a domandare al cantante, no? Qual è il tuo ultimo pezzo, quale cosa uscirà o quale cosa. Invece no, a me mi interessa conoscere Matteo, se posso, ti posso chiamare Matteo. Vai pure spiegare. Allora, io ho ascoltato alcuni tuoi brani, no? Oltre a questo qui, diciamo Amore Vizioso, però mi sono messo ad ascoltare un po' di cose. Una prima domanda che ti voglio fare è dove vai a scrivere? Cioè, un luogo fisico e una parte mentale, cioè dove ti rifugi te per scrivere e dove trovi ispirazione? Lo trovi dalla strada, dalle frequentazioni, dalle tue esperienze? Allora, io ho sempre detto che parlo di me. Io avendo un gran vissuto, diciamo, ho tanta roba da buttare fuori. E mi è capitato molte volte di appunto ritrovarmi il telefono scarico mentre ero in autobus e certe volte appunto prendevo carta e penna dallo zaino, finito scuola, tornavo a casa che vedevo qualcosa oppure mi veniva un pensiero e buttavo giù subito lì mentre ero in autobus. La gente mi guardava male, però. Non potevo farmi scappare delle L'ispirazione. potenziali parole da mettere in una canzone. Poi, per il resto, diciamo, io non ho un luogo ben preciso. Dove mi trovo? Mi trovo, che può essere nel letto oppure mentre sono al piano o addirittura in un altro paese. Io viaggio molto e di conseguenza mi piace molto. Diciamo che sono innamorato delle culture degli altri paesi. Quindi qualsiasi cosa mi cattura sentimentalmente e culturalmente, io ci butto giù qualcosa. Quindi il posto in cui mi trovo alla fine non fa la differenza per quello che scrivo, però cambia la tematica. Certo, cambia l'influenza che ha quel posto su di te. Esatto. Quindi, mentalmente, dove ti rifugi? In quali ricordi? In quale epoca della tua vita, ti rifugi per scrivere? Allora, diciamo che io scrivo soprattutto sul mio presente, però ci sono certe volte in cui traumi, richiami, passati si fanno sentire e devo avere un qualcosa, cioè per sfogarmi appunto mi metto a scrivere su cose passate che mi aiutano comunque ad affrontare quelle cose e mi danno la sicurezza di poterle trasformare in canzoni. Quindi molte volte mi è capitato di scrivere magari anche solo frasi di eventi passati che comunque riesco a collegare a fatti che mi succedono nella vita di ogni giorno. Intanto c'è Lavi Lud,
Lavilud. Ciao a tutti, Spiga sei grande. Ti leggo alcuni commenti. Poi se volete fare delle domande, Spiga è a nostra disposizione. Quindi, abbiamo capito Spiga perché, come scrive i suoi pezzi e ti voglio fare una domanda. Hai iniziato a studiare canto all'età di 5 anni. Sì, ho iniziato a cantare a 4-5 anni, poi mi sono messo seriamente a studiare canto a 12, ero in prima media, quindi da lì poi ho iniziato, ho finito in quarta superiore perché non mi trovavo più bene con l'insegnante che mi seguiva, di conseguenza diciamo, adesso faccio tutto a casa da solo, Certo. quindi tutorial o letteralmente mi prendo dei pezzi anche abbastanza difficili che provo a replicare. Però sì, diciamo, ho avuto molte, ma abbastanza insegnanti con molti stili di canto differenti che appunto mi hanno aiutato ad aiutare, cioè mi hanno aiutato mi hanno dato le capacità per scrivere, cantare e suonare in 4, 5, 6 generi musicali differenti. Allora, io so che sei stato a Sanremo New Talent, no? C'è Frappé che dice: "Ciao Spiga, l'anno prossimo ti vedremo a Sanremo." Oddio, allora io per Sanremo Giovani avevo inviato il demo, purtroppo non sono stato preso, però comunque ci sta. E spero che con la mia nuova casa discografica di riuscire Tanto a li raggiungere questo salutiamo, no? obiettivo. Salutiamoli. Vabbè, sì, ciao a Anche tutti, Sanremo male, Luca, ciao a tutti. Marco Biondi, l'ho intervistato, non lo Anche sai, lui. ma io ho intervistato Marco Biondi, quindi è stata un'esperienza bellissima. Intanto saluto Andrea Riccio, Alessandro, a Corcia Bro ti domandava, dice io non so chi sia, giustamente, no? Dice come ti presenteresti a un pubblico che non ti conosce? Chi sei, Spiga, fondamentalmente? Che genere, di musica, fai? Allora, io sono Spiga. Nato e cresciuto a Vicenza, però di origini del sud, faccio pop punk e sono un cantante emergente. Già nella mia città, non dico di essere famoso perché non lo sono, però molta gente comunque mi conosce perché oltre alla musica ho avuto l'opportunità di organizzare feste, poi ho fatto vocalist in varie discoteche, di conseguenza la gente sa che io faccio questo. Perfetto. C'è un'altra domanda di Mami Stefi. Hai un idolo da cui prendi ispirazione? Sì, più di uno, oserei dire. Sono cresciuto con la musica rock, punk, anni 80, 90, 2000 e se devo tirare degli idoli in argomento, direi molto il cantante di Linkin Park, Billy Joe Armstrong, il frontman dei Green Day, e poi ovviamente molti cantanti attuali che possono essere Machine Gun Kelly, ma anche i Blink. Hai visto che scrive a Corcia Bro? Prende ispirazione dalla Corcia. Insegnami tu ad approcciare perché io non sono bravo. Canzoni da 5 secondi, il nuovo format pop punk sarebbe tipo lo stesso genere dei La Sad? Sì, praticamente sì. Quindi la mia missione insieme a quelli della SED, ai componenti della SED, è un La po' sed, come. scusa, io non so, io lo E sado. anche come vedo Nasca, diciamo, il nostro obiettivo è un po' riportare il punk, il pop punk in Italia e dargli un degno rispetto.
Perfetto, c'è un appunto di accorciabrò, se ti insegno io non finisci a Sanremo, ma a San Donato Milanese. Allora, io ho delle domande un po' più particolari. E in alcuni brani te parli di... Ora poi Orazio la leggo, faccio questa, aspetta, me la fermo perché altrimenti poi mi passa. In alcuni brani parli della bipolarità, giusto? In un Sì. brano parli di bipolarità. Ti posso fare una domanda molto personale. La bipolarità la trovi sexy? Che domande, Bob Gass, eh? Domande particolari. Devo essere sincero, sì. Io in primis sono una persona che soffre un po' di alcune cose e di conseguenza mi trovo bene con persone che soffrono di altrettante malattie. Ascolta, c'è una domanda di Orazio che dice se hai mai pensato di partecipare a The Voice, oppure io te la metto più ampia, a qualche talent. Allora, io sono un po' contro i talent. Perché allora io di Vicenza, nella mia scuola veniva San Giovanni e anche Madame, quindi anche Gian Maria, se non sbaglio. Diciamo che io sono più favorevole al fatto di, permettetemi, di farsi il culo, partire da zero e arrivare a conquistare un pubblico mio senza l'aiuto di visibilità immediata e con il rischio di diventare una meteora. Quindi Giusto. sono più per, anche perché io suonavo in centro a Vicenza, quindi io mi sono fatto conoscere anche così nella mia città. Prendevo la chitarra, andavo per la via centrale e la gente che passava mi vedeva lì e iniziava a seguire, ascoltare le mie canzoni. Quindi è anche più bello da raccontare comunque, cioè arrivare in alto e dire cavolo, sono partito da zero, mi sono fatto il culo è una soddisfazione. Ah, poi c'è una domanda di Frappè. È una domanda parecchio profonda. Cosa pensi del fatto che alle malattie mentali in Italia non danno così tanta importanza? Io mi trovo molto in quella situazione in cui devo dissentire con lo Stato. Perché ovviamente il primo modo per curare una persona è curarla mentalmente. Perché parte tutto dalla testa, dal cervello, dalla psiche, e da lì che poi una persona parla e soprattutto si comporta. Quindi una persona che soffre di malattie mentali o anche ha lo stimolo di fare determinate cose. Bisognerebbe dare molta più importanza appunto all'aiuto delle persone psicologico e mentale. Perfetto, Questa perfetto. è la mia idea. Concordo con Simus. Allora, andiamo avanti con alcune domande. Il viaggio che hai fatto dentro ce l'hai spiegato. Sei timido con le ragazze? Sì, naturalmente. Allora, io ho Perché ho avuto. preso spunto da una canzone, eh. Sì. Diciamo che io con le persone non sono timido. In ambito musicale ancora meno, anzi, non sono io che lo dico, però molte persone che mi hanno visto sul palco, che mi hanno conosciuto proprio come spiga, sanno che sono una persona che ha personalità e che riesce a intrattenere le persone. Quindi da quel punto di vista no, però in ambito privato è un'altra cosa. Nel corso della mia vita, poi 15-16 anni, insomma, lì vai con chi ti capita, con chi ti fa comodo, con chi no. Però crescendo, anche soprattutto dopo una relazione importante, capisci che non ha senso andare con persone che non ti fanno un certo effetto. Parlo a livello sentimentale, non. Sentimentale, certo, no, ma certo. Ecco. Allora, ci sono due credi
Due domande concreti che, allora, come possiamo far, ecco, questa è bella, come possiamo aiutarti a far emergere lo spiga che è in te? Mamma mia, frappè è tanta roba stasera, eh? Beh, già chiamarmi Spiga, io divento un'altra persona. Non, cioè, il personaggio è totalmente differente da Matteo, perché sono due, chiamiamole così, due personalità differenti, come ogni persona che appunto si dedica al mondo della musica. C'è la persona, famosa e poi c'è la persona di casa. Quindi già chiamarmi Spiga, stai aiutando a far emergere la parte musicale, professionale che hai in me. E se vuoi farla crescere ancora di più, ti consiglio ascolta le mie canzoni, poi io rispondo a tutti, quindi se vuoi scrivermi, scrivimi tranquillamente, qualsiasi domanda io rispondo e questo è quanto. Infatti ha risposto anche al mio invito a essere intervistato. Io comunque inizierò a mettere storie su Instagram con la tua musica. E Perfetto. questo è veramente bello perché comunque. Allora, dei talent, Mami ha già risposto che non, con tutto il rispetto, però, non gli sembra la strada adatta a lui. E andiamo a questi due credi. Il primo, credi nel colpo di fulmine? Aspetta, colpo di fulmine amoroso e anche professionale, artistico. Allora, in colpo di fulmine amoroso, no. In quello professionale, anche sì, perché se una persona, appunto, con grande personalità riesce a... Io sono una persona molto aperta a tutto, però sono allo stesso tempo molto puntigliosa. Quindi se mi fa... se al primo istante tu mi fai provare qualcosa... Io posso dire quello è un colpo di fulmine e mi può piacere la tua musica, mi può piacere il tuo personaggio. Se non mi suscita niente, skip e vado avanti. Perfetto, quindi e poi un'altra domanda che è legata in qualche modo al colpo di fulmine, proprio per alcuni pezzi, cosa che ho ascoltato, credi nello stare insieme per sempre? Io non sono mai stato una persona che... Non mi sono mai attaccato a una persona, tranne per due, solo con due persone mi è capitato questa cosa. E con la prima ho chiuso tranquillamente, con la seconda sentimentalmente c'ho ancora a che fare. Però la metto così, insomma, con questa persona a causa appunto dei miei problemi personali e di tutti i demoni che sto provando a sconfiggere, dipendenze o stati d'umore, stati d'animo, eccetera, ho dovuto un attimo prendere le distanze perché non potevo dare il 100% a una persona che mi dava il 1000%. Certo. Quindi semplicemente è un po' una fase di stand-by. Finché non metto a posto tutta la mia merda, non Finché non posso. metti a posto spiga. Esatto, più che Spiga direi Matteo, Matteo. perché Spiga non ha problemi. Matteo ne ha tanti, Allora, guarda, quindi... ti dico, se ti può interessare, il 4 di aprile io intervisterò Stefano, che è uno psicologo delle dipendenze. Quindi, se te lo segni e vuoi ascoltare, magari ti Se può. sono libero, volentieri. Allora, Orazio dice: cosa ti ha spinto a scrivere la prima volta? La prima volta mi trovavo in quarta elementare. Avevamo fatto un laboratorio sulle visioni ottiche, quindi non giudicare una persona così, eccetera, eccetera. E io visto che cantavo, io fin dalla prima elementare mi prendevano per il coro della scuola eventuali spettacoli perché
Scusate la superbia, però ero l'unico qui della zona che effettivamente sapesse cantare. Quindi, in questo laboratorio avevano chiesto di fare una canzone con un ballo, appunto per parlare di questa tematica. Io in 45 minuti avevo tirato giù tutto il testo ed ero lì piccolo col cappellino un Come po' Bob. grassoccio, Come Bob. esatto, un po' grassoccio così che si atteggiava da rapper, un po' lì così e fa. Mi ero messo a cantare, tutto c'è, dovrei avere anche il filmato in qualche computer. E quindi lì è stata la prima volta che io abbia tirato giù un testo sensato. E parlavi di scuola, no? Di rapporto con gli amici e con le istituzioni scolastiche. Ti fa una domanda molto personale che puoi anche non rispondere. Hai subito bullismo da ragazzino, da bambino? 8 anni di bullismo, elementari, medie. Quindi, diciamo, è stata una parte brutta della mia vita, però ero l'unico diverso dagli altri. Un po' più intelligente, un po' più basso, o troppo magro o troppo grasso, e non di questa zona, quindi diciamo ero il bersaglio perfetto per gli altri compagni. Cosa che comunque cioè è terminata all'inizio delle superiori. Quindi c'è questo passaggio, no? Di Matteo nel trovare questa identità di spiga, no? Nel senso, secondo me questi anni hanno formato spiga con una corazza che veramente Matteo non ci può entrare dentro spiga. No, cioè io come spiga spacco i culi. Quindi musicalmente, sentimentalmente, psicologicamente, cioè ho imparato molto anche studiando vari libri di psicologia, queste cose qua, a entrare nella mente delle persone. Non in modo negativo, cioè non è una cosa Certo, che sì. utilizzo Sì, tutti i giorni, però in caso di è più un, diciamo, un meccanismo di difesa. Quindi ho imparato a difendermi dalle persone e direi che diciamo, quindi direi che questi 8 anni di bullismo mi sono serviti anche a fortificare una personalità che è in grado di farsi scivolare tutte le cose addosso. allora, guardiamo. Ah, deve fare conti anche con Matteo, dice Simus. Simus dice che devi fare conti anche con Matteo. Ecco perché non lo tiro mai in considerazione. È più quella parte privata che meno si fa conoscere, meglio è. Allora, c'è una canzone. Ciao Mami, dammi un titolo di una canzone che vorrei far sentire. Vabbè, allora, c'è il mio primo inedito, Brutta giornata. Che continua appunto a salire di ascolti e di cui la gente continua a dirmi che sia la migliore canzone che io abbia fatto uscire, anche se Allora, non credo. Se vuoi, puoi facciamola sentire, guardiamo un po', un attimino, vediamo la pubblicità, perché questa è naturalmente, giustamente, pubblicità ci vuole, è l'anima del commercio. E voi, brutta giornata, spiga! Spiga. Mi sono alzato col piede sbagliato, fuori buio si muore di freddo, in giro non si vede neanche un mazzo di fiori. Sono solo le 6 di mattina, inizia a piovere, ma sto ridendo, questo è uno degli inizi settimana peggiori. E chiami tu non migliori niente, resusciti così da nulla. Sono stanco di essere triste, vorrei avere solo una pacca sulla spalla. Ma che brutta giornata, vado in giro intorno con una ruota bucata, inizia a piovere, mi bagno la maglietta.
Soffocando, non riesco più a dormire. Voglio una dannata penna, ho bisogno della mia musica. Devo scrivere tutto quello che provo, ma ormai è già mattina. E chiami tu migliori niente, resusciti così da nulla. Sono stanco di essere triste, vorrei avere solo una pacca sulla spalla. Ma che brutta giornata, vado in giro intorno con una rotta bucata. Inizia a piovere, mi bagno la maglietta. Forse era meglio stare a casa. Ma che brutta giornata, scappo da loro di fretta. In quella strada buia dove non vedo nessuna via d'uscita. E anche se non ti sento un po' male, ci sto. Come in estate il mio cuore va a fuoco, nessuno riesce a spegnerlo. E va bene così, è una tua decisione. La tua vita nelle mani sbagliate, poca precisione. Ma che brutta giornata. Vado in giro intorno con una rotta bucata. Inizia a piovere, mi bagno la maglietta. Forse era meglio stare a casa. Ma che brutta giornata. Ed ecco, riguardo la brutta giornata. Riguardo la dizione, posso dire è stato anche abbastanza difficile farla tutta così. Cioè, tutte le canzoni che faccio, diciamo, le canto in italiano corretto, perché è giusto che sia così. Però, cioè, io essendo di 3-4 regioni differenti, ho molti dialetti in testa e ogni tanto mi scappa diventa macchinoso qualche dialetto. Allora, le due chiacchiere con allora, aspetta, l'ultima domanda: quale canzone racconta di Spiga e quale di Matteo? Allora, Matteo sicuramente Perso. Perso è il titolo della canzone. Si fa sentire, allora. E, esatto. E Spiga, ma un po' in tutte le altre canzoni. Cioè, questa canzone io l'avevo scritta, è uscita nel 2022, che avevo 17 anni, però l'ho scritta che ne avevo ancora 16. Infatti il testo non è così raffinato, però diciamo per l'epoca avevo quell'idea e l'ho trasformata in una bella canzone. Penso al percorso musicale che ho fatto nel corso di questi anni, devo essere soddisfatto soprattutto per... Guarda che scrive Simus. Le due parti si alternano, soprattutto durante le canzoni. Poi ci sono canzoni più di Spiga, canzoni più di Matteo, però alla fine parlano sempre di me. E allora ascoltiamo Matteo. Sì. Oh, Spiga. Apro gli occhi ma non mi voglio svegliare, ogni mattina mi alzo sempre stanco. Vorrei potermi riposare almeno 7 giorni. Poter stare sveglio tutte le notti, c'è così tanta ispirazione in un momento così buio. Se mi distrago cado nel vuoto, devo tenermi concentrato per riuscire a dimostrare che non sarò mai come loro. Torni improvvisamente, mi arriva una tua chiamata, rifido immediatamente, cazzo sei tornata. Ma va bene così, annego tra i miei problemi, tra alcol e droghe viaggiamo su due mondi paralleli. Aspetto qualcosa di speciale, qualcosa che mi faccia volare al di sopra di tutte queste persone che giudicare. Non voglio star male, me ne voglio andare. Ho perso me stesso e non mi riesco a ritrovare. Vado a dormire che non voglio litigare. Salsa
c'è qualcuno fiero di me. Chissà che pensa la gente, non mi importa del giudizio e delle critiche. E cammino per strada a luci spente, non dormo la notte, li odio a morte. Senza una ragione, senza più forza, nessuno importa di me. Posso fare quello che mi pare. Riesco a respirare, mi sento sott'acqua, circondato da quest'ansia che lentamente mi ammazza. Vorrei scappare e ricominciare tutto da capo, è tutto così facile ma non so da dove iniziare. Aspetto qualcosa di speciale, qualcosa che mi faccia volare al di sopra di tutte queste persone che continuano solo a giudicare. Non voglio star male, me ne voglio andare, ho perso me stesso e non mi riesco a ritrovare. Vado a dormire che non voglio litigare. Se provi a ferirmi ma non ci riesci, quando mi guardi con quegli occhi spenti. Se provi a ferirmi ma non ci riesci, quando mi guardi con quegli occhi spenti. Aspetto qualcosa di speciale, qualcosa che mi faccia volare al di sopra di tutte queste persone che continuano solo a giudicare. Non voglio star male, me ne voglio andare, ho perso me stesso e non mi riesco a ritrovare. Vado a dormire che non voglio litigare. Ed era Perso, Spiga. E quindi bellissimi, bellissimi pezzi. Intanto saluto Andrea Riccio, che anche lui ha fatto parte o fa parte della Sorry Mom. Quindi consideri Matteo e Spiga come Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Sì, solo che non uccido le persone. Allora, la caratteristica di Due Chiacchiere con Bob Gass è che la diretta dura 30 minuti, abbiamo sforato con grande piacere, grazie Andre, tutto bene. Questa diretta, se ce lo concede YouTube, perché con, hai visto, i copyright si va un po' a cozzare, sarà presente sul mio canale YouTube, alcuni spezzoni le condivideremo io e Spiga insieme, così facciamo conoscere questo ragazzo. Io ho avuto un gran piacere nell'intervistarti, spero che le mie domande non siano state scomode e non siano state soprattutto banali. Quello che voglio fare è cercare di aiutare per quel che posso. Sono piccolino ancora, non sono a livelli, però voglio aiutare i ragazzi giovani, perché voi avete tante cose da dire e mentalmente sarete il nostro bastone per la vecchiaia. Ci aiuterete a passare al di là della... Io ti ringrazio, Spiga, se vuoi dire qualcosa. Grazie a tutti per le domande, per avermi seguito. Ringrazio gli amici a casa. E potete trovarmi su Instagram come spiga.official, su Spotify come spiga. Su YouTube anche spiga. O spiga.official. Spiga. E, punto e basta. Sì, cioè su punto, YouTube. Punto, il punto. Non è la parola spiga, punto, tutta insieme, solo la punteggiatura. Allora, ragazzi, io vi ringrazio, vi do appuntamento al 14 di marzo con l'intervista a una giornalista, Viviana Bazzani. Sarà molto difficile, io che intervisto una giornalista, però ci provo. Grazie Spiga, grazie alla Sorry Mom che ci ha dato questa possibilità di conoscerci. Alla prossima, quando vuoi mi scrivi, e se vuoi, quando vuoi presentare il prossimo singolo, se ti fa piacere di parlare con Babbo Natale, ci sarò. Per metà aprile potrebbe esserci appunto una sorpresa, quindi sentiamoci. Va bene. Grazie a tutti, grazie ai moderatori, alla Tata Family, che ti hanno salutato l'altro giorno in live. Sì, sono stati strafelici. Io
Ringrazio la Tata Family, i moderatori che sono l'anima di queste live così riuscite. Se torni, Spiga, con il nuovo singolo, per me sarà solo che un onore. Anche per me. Ciao ragazzi, a tutti, buona Arrivederci. serata.